più punk. Cazzo di Slayer, scusa. Figata. Ma l'hai trovata o l'hai fatto tu? No, non l'ho trovata. Anche il colloquio di 8 bit è molto bello. Quello l'ho fatto... Quello l'ho fatto su un sito internet dove ti rifanno le grafiche in 8 bit, no. Ma sì, ma è pieno. Sì, sì, se tu scrivi 8 bit online, anche di pezzi 8 bit ce n'è un miliardo. Io ho preso uno un po', ho detto prendiamo uno un po' tamarro. Mm-hmm. Quello sì, quello è figo. Sì, ok. Player 8 bit. Allora, siamo live, adesso arriverà poi anche qualcuno, poi magari Kant dopo ci fa anche un ride se finiamo sovrapposti, l'altra volta non eravamo sovrapposti. Comunque, tu non hai ancora visto tra l'altro il video, ho fatto sto famoso Gimme 5 con i tuoi 5 pezzi, i 5 album, sì? 5, sì, in realtà sono album tuoi, 5 album col fil rouge del Canada. Come mai hai scelto il Canada, tra l'altro? Canada. Beh, perché dopo la California credo sia uno dei miei favorite place, che non sono mai stato, però scopro alle medie l'hockey, l'NHL, grazie alla stessa persona che mi ha fatto conoscere Blink e Offspring, ovvero a mio cugino e niente, quindi inizio a andare a vedere le partite del Cortina Hockey, inizio a giochicchiare così, quindi facciamo tipo passaggi e da là, 1+1, Canada, figata il Canada, si gioca hockey, mi appassiona l'NHL e via, alle medie porto in tesina il Canada, ovviamente. Ah, sì, sì, giusto, fuori per fuori sta. Sul Canada. E musicalmente devo dire, non ho, cioè, tutte queste band che, e dischi che andiamo a vedere, ciao Buzz, in realtà non è che mi sono mai reso conto che fossero canadesi, cioè lo sapevo, però non ho mai detto cazzo, però sono tutte canadesi. E quando tu mi hai chiesto, cioè quando stavamo parlando su cosa fare, ho detto boh, vaffanculo, parliamo del Canada, cazzo. No, Canada fighissimo. Io poi ti dissi anche all'epoca che se dovessi scegliere un posto dove andare a stare, forse mm-hmm. una delle mie prime opzioni sì, sarebbe il Canada. Il Canada sì. Fighissimo. Poi oltretutto... Sì, poi... Vai. No, dico poi anche a livello mediatico, comunque, cioè il Canada è sempre raffigurato come il paese più stronzo, quindi cioè più stronzo a livello cioè, sfigato, eccetera. Quindi, ciao Gilbo. Grande Gilbo. Quindi, secondo me, è super punk rock il Canada. Sì, no, ma poi come dici tu, cioè è un posto figo perché ti pigli tutte le figate dell'America... E togli tutti gli scazzi, no? Perché comunque cioè, non hanno questi problemi delle armi, non hanno il problema di voler esportare la democrazia a tutti i costi. E, cioè, non so, le cose più stranze che fanno è Trudeau che fa la non diciamo cosa fa perché magari mi bannano dal canale, comunque che si pitta la faccia, ma questa roba di 20 anni fa, ci sono altri scandali, non ce ne sono stati in Canada negli ultimi anni. Quindi no, non credo. Non credo. Beh, vabbè, c'è stato un tale Luca Magnotta, che vi consiglio di andare a vedere la storia. È un... ma serial killer no, ha ucciso solo una volta. Però era venuto fuori tutto sto scandalo perché prima di ammazzare faceva questi video nei quali trucidava gattini. Ah sì, me lo ricordo, ma c'è anche il c'è film anche su Netflix, il documentario. Sì, non sì, toccate sì. I gattini, non com'è? Sì, le mani dai gatti. Giù le mani dai gatti. La mia ragazza è appassionata di serial killer e cose del genere, quindi li conosco tutti.
Ah, per bene, nome e cazzo. cognome. Bene, bene. Bella passione. Farei una bella fine, mi sa. Sì. Enrico Farai. Magnotta è grande esponente del Canada. Ah, lui vedi un esponente Luca Rocco grandissimo. Magnotta, quindi anche meglio italiano. Grandissimo. Sì. Orgoglio italico. Orgoglio Orgoglio. italo-canadese. Ok, va bene. Comunque, allora adesso ci guarderemo questo Gimme 5 in super anteprima perché né Warhols né nessuno, a parte io, l'ha mai visto, e nessuno, a parte noi che siamo qua, lo vedrà fino a giovedì. Sì, giovedì lo carico su YouTube. Ma sì, ho voluto fare, di solito facevo un'anteprima di un'ora, invece questa volta ho voluto fare un'anteprima un po' più cazzuta, così almeno, anche perché almeno così poi ho tempo di promuoverlo bene. Ce lo guardiamo, ogni tanto stoppiamo, diciamo due cagate come al nostro solito e vediamo cosa salta fuori. Comunque c'è anche un bel ragazzo in questo video, oltre Sì, confermo. Chris Anna. a te. Insanna. Allora, ci mettiamo così e lo facciamo partire. Confermatemi solo tutti che lo sentiate perché ho fatto dei casini l'ultima volta in live. È l'Enrico Papi dell'Italian Punks on Twitch. Con il suo game show Sara Panca ha rovinato amicizie decennali, fatto sciogliere band e causato insanabili spaccature all'interno della scena. Ma gli si vuole bene lo stesso. Warhols, Gimme 5. Un Bello saluto a tutti l'intro. amici di Punkast, io sono Warhols e prima di Beh, ragazzi. iniziare vorrei ringraziare Ale per avermi ospitato in questo format che reputo tra i più fighi di YouTube. Oggi vi parlerò di 5 band e 5 Grazie, album di punk rock canadese. Il Canada di sicuro è uno degli stati più affascinanti del continente americano perché prende le figate degli Stati Uniti lasciando agli americani quello che ci fa sempre tanto incazzare. Quindi nascono personaggi del calibro di Trombino e Pompadour, Deadpool e a Natale attori come Seth Rogen. Quindi la demenzialità e l'essere sboccati la fa da padrone. Oggi appunto 5 band, 5 album che spero adoriate. premetto che io non so chi siano i Wisconsin Badgers, la sigla l'ho presa a caso scrivendo, non mi ricordo neanche cosa. È la squadra universitaria del Wisconsin. Ok, no, immaginavo, quindi si parla di football. Ok. Ma in realtà hanno anche la squadra di hockey. Penso che l'immagine di cui Sì, faccio riferimento c'era. Ok, sia quella dei giocatori di football. buono, bene, bene. Andiamo avanti. I DOA ci sono per un motivo di storico più che altro. Beh, è una delle grandi assenti come band, nella mia Gimme 5, però 5 erano. C'è un malinteso generazionale riguardo le band canadesi, e cioè che esse oggi, come in passato, stessero semplicemente scimmiottando le controparti americane o britanniche. Per smentire questo falso pregiudizio, basterebbe citare i Teenage Head, punk rock band di Hamilton, città portuale dell'Ontario, attiva già dal 1975. I Viltons, i Diods e i Demics furono anch'essi tra i pionieri, insieme ai The Skull, con Joey Kittley, a.k.a. Joey Shithead, che avrebbe in seguito formato i DOA, e Brian Roy, futuro frontman dei Subhumans. Tutte band nate anche loro come risposta genuina e rabbiosa alla società dell'epoca. Ma perché allora il Canada non ha mai avuto una band che ha raggiunto il successo planetario di Ramones, Sex Pistols o Clash? Le ragioni chiave sono essenzialmente due: l'endemica mancanza di studio di registrazione e la natura estremamente conservatrice del music business canadese, dovuta senz'altro al mercato molto più piccolo rispetto a quello USA. Nessuna etichetta canadese si sarebbe infatti potuta permettere il rischio di investire i propri fondi su un prodotto tanto aleatorio come il punk rock. Nei primi anni 80 qualcosa si mosse intorno al movimento, grazie infatti a Bob Rock e al suo prezioso lavoro presso i Little Mountain Sound Studios di Vancouver.
band come Point and Sticks, Young Canadians e soprattutto DOA riuscirono ad affermarsi nel panorama nordamericano, preparando di fatto la strada per la futura generazione di punk rock band canadesi. No Means No e i leggendari SNFU, anche loro di Vancouver, altri e i grandi Bunch of Fucking Goofs di Toronto furono l'epicentro dei primi focolai che infuocarono tutto il paese. I Grace Lake Winter di Winnipeg furono tra i responsabili dell'incendio hardcore del Manitoba. I Chuckled, fautori di un violentissimo vegancore, e le Pentychrist, hardcore band tutta al femminile, ripresero il discorso iniziato dai Teenage Head, influenzando pesantemente la scena della provincia dell'Ontario. Ogni provincia, insomma, aveva le proprie band di riferimento, a ribadire il fatto che anche il Canada avesse da dire la propria in fatto di punk hardcore. Allora, io qua ho fatto un piccolo cappello introduttivo prima di sentire i tuoi Gimme Five, solo per diciamo capire di cosa stiamo parlando, no? Quindi il Canada sostanzialmente è sempre stato visto come, diciamo, l'America di serie B, no? Perché comunque diciamo che gli accomuna la lingua, però e neanche dappertutto. Però per il resto, voglio dire, non hanno tantissimi punti in contatto anche culturalmente. I canadesi sembrano, almeno visti da qua, da noi, da esterni, sembrano molto più tranquilli, molto più sereni, forse, no, nel vivere la loro società. Sì, sono anche meno bigotti, cioè sì. Molta più libertà sessuale piuttosto che artistica. Sì, sì, no, senz'altro, hanno proprio tutto un altro approccio, altre visioni, no? Sì. E invece poi alla fine quelli che sono i valori del punk e dell'hardcore hanno poi attecchito anche lì, perché comunque, come dicevamo anche nel video, senza citare le prime punk band, comunque i DOA si rifacevano un po' a quelli che erano gli stessi valori dei Black Flag piuttosto che dei Circle Jerks. Infatti. Beh, nella biografia dei Black Flag, di OA sono fondamentali, cioè comunque è una band che loro reputano al loro pari, quindi voglio dire. Sì, sì, sono stati, alla fine sono stati i primi rappresentanti canadesi ad aver successo fuori dal Canada, no? Perché le band precedenti comunque erano sicuramente famose, ma non a livello internazionale. Invece i DOA, soprattutto dopo Hardcore 81, sono diventati famosi a livello globale. Da lì sono poi nate tutte quelle che sono le realtà che poi ci ritroviamo adesso, no? Anche perché il Canada noi non abbiamo tanto presente com'è, ma se lo vedete sulla cartina è un posto veramente sterminato. Sì. E anche se per lo più non dico disabitato, ma comunque poco abitato, perché ci sono comunque le regioni più a nord che... Vabbè, i territori a nord sono tipo parlavo con una persona l'altro giorno che ha parenti, non mi ricordo il paesino, però è su, vicino all'Alaska, e il paese è di 14 abitanti. Pensa te, 14 abitanti. Ci sono posti così, no? Ci sono posti comunque come ce li immaginiamo noi, con distese di legno e tre o quattro villaggi, neve e legno, tre o quattro villaggi nell'arco di magari 5-6 ore di macchina. Sì, assolutamente. E sicuramente anche questo ha portato comunque alla creazione di una scena hardcore, no? Perché come ad esempio vediamo, che ne so, in Svezia, posti in cui fa sempre freddo, posti in cui... diciamo non c'è tutto questo svago, portano alla creazione di questo tipo di scene, no? Sì, sai, mi viene più quasi il paragone col black metal scandinavo, no? Cioè questi posti dimenticati, sperduti, dove comunque, non dico c'è rabbia, perché comunque non avrebbe senso, però nasce comunque una musica di un certo tipo, comunque violenta, comunque grintosa. Sì, sì, nasce comunque una controcultura, un movimento antagonista a quello che è la vita di tutti i giorni, fatta magari lì di neve, legna e poco altro. Sì. Ok, andiamo avanti così vediamo la prima band che hai scelto. Vai.
Let's Talk More Rock dei Propagandhi, uscito per Fat Wreck nel 1996, è sicuramente il primo dei cinque album di cui voglio parlarvi. Non so dirvi il momento in cui l'ho sentito la prima volta, cosa ho provato, però posso dirvi quello che ho provato quando me ne sono innamorato e quando ho deciso di farlo entrare nell'Olimpo del mio punk rock. Avevo appena iniziato a suonare il basso e mi viene consigliato questo disco per capirne e apprezzarne di più il suono, quindi lo metto nel mio stereo e parte Apparently I am a PC Fascist e ragazzi, quel basso metallico mi cambia la vita. Lì capisco che Let's Talk More Rock è un discone della Madonna. I Propagandhi arrivavano dal primo album per Fat Records che era molto scanzonato e cambiano marcia e prendono a livello di lyrics quello che poi li accompagnerà per tutta la carriera. Infatti le tematiche sono molto più serie. Io non sono un amante delle tematiche serie, ma quell'album musicalmente mi ha dato tantissimo. Let's Talk More Rock, Propagandhi. Institutional lies, violence and oppression of workers, women raped by sexist old men. Do you still insist on failing indignance to reason collective self-interest? Tre sbandati provenienti dalle più remote distese delle praterie canadesi, forgiati dalle fiamme del political hardcore e dallo speed metal degli anni Ottanta. È così che si descrivevano nelle loro prime biografie i tre ragazzi di Winnipeg. Puoi dirlo, Mike. Pur non avendo mai firmato per una major, né essendo mai apparsi in programmi mainstream come MTV, i Propagandhi sono una delle band più affermate del panorama punk hardcore. Sono conosciuti ed apprezzati per l'impegno politico portato avanti attraverso la loro musica sin dagli albori. A differenza di molte punk band hardcore della loro stessa generazione, infatti legano da sempre in modo stretto musica e politica. Vicini al movimento anarchico, si sono sempre dichiarati antirazzisti, antisessisti, antifascisti e anticapitalisti. Inoltre sono vegani e ferventi sostenitori dei diritti degli animali. Supportano il movimento LGBTQ e contestano lo Stato sionista di Israele ritenuto illegittimo. In alcune delle loro canzoni hanno anche criticato l'attuale scena punk hardcore, accusata di essere diventata innocua, cioè conforme al sistema del music business, e di avere perso quei contenuti che hanno caratterizzato band storiche di questo genere, come ad esempio Dead Kennedys o MDC. Criticano anche il ruolo dei mass media e della polizia, che secondo la band sono usati da chi è al potere per raggiungere e salvaguardare i propri interessi. Insomma, Chris Hanna e compagni non ne mandano certo a dire. Mortacci sua. Nel 1992 i Propagandhi suonarono di spalla ai NoFX. Fat Mike, il frontman della band californiana, nonché boss dell'etichetta Fat Records, impressionato dalla loro performance, decise di scritturare la band. Li fece allora trasferire a Los Angeles, dove registrarono il loro album di debutto, How to Clean Everything, pubblicato nel 1993. Fat Mike inserì la loro canzone Anti-Manifesto cosa, nella però io compilation Fat Music for Fat People volume 1, nessuno uscita io manco l'anno successivo, e grazie alle sono poco del punk punk. Rock, datata appunto 1994, la band iniziò ad ottenere numerosi riscontri sia in patria che all'estero. C'è poco da fare. E questa è proprio una di quelle band che mi manca live, non ne ho mai visti live loro. Anch'io. Let's Talk More Rock, uscito anch'esso per Fat Wreck Chords. Il titolo era ironico, poiché erano diventati famosi per le lunghe spiegazioni delle loro canzoni e i discorsi durante le esibizioni dal vivo. L'album era più politicizzato del predecessore e questo causò qualche polemica al momento della sua uscita a causa della posizione gay positive e femminista della band che, secondo Hanna, si scontrava con la cultura sessista e omofoba della scena punk rock della West Coast, con cui la band veniva identificata. I proventi parziali dell'album furono donati alla casa editrice anarchica AK Press e ad altri gruppi di attivisti.
Che pezzi, però. L'album bellissimo. Era antagonista proprio verso quei fan dei propagandi che avevano poco interesse a essere sfidati musicalmente e politicamente, che non intendevano uscire dalla loro comfort zone, fatta di punk vagamente arrabbiato, bello da pogare, ma poco impegnato. Faceva tutto parte del piano della band. Una volta che si rese conto che le persone avrebbero ascoltato la loro musica, abbandonarono la finzione skate punk che accompagnava il loro LP di debutto, concentrandosi sul loro vero progetto, spostare il discorso su un piano più impegnato, sia musicalmente che liricamente. A partire da Less Talk, More Rock, la band si inserì in un lignaggio progressive hardcore di band che si spingono oltre i confini tradizionali e talvolta stranamente conservatori tipici del genere, proprio come Bad Brains e Dead Kennedys fecero in precedenza. Vabbè. Proprio al culmine della popolarità del punk rock, i propagandi pubblicarono un album in difesa dei diritti dei gay e del veganesimo, mettendo in discussione gli standard eteronormativi e campionando una conferenza di Noam Chomsky sui Maya in Chiapas. Le tematiche trattate in Less Talk, More Rock erano inusuali anche nel controverso panorama punk e forse, a differenza di altri gruppi punk politici, la distribuzione targata Fat Wreck e la popolarità generale del punk all'epoca assicurarono alla band un discreto palcoscenico. Era il 1996 e i negozi di skate e di dischi in tutto il paese vendevano un album il cui fronte diceva in grassetto «Gay positive femminista». Fu una cosa davvero significativa. Esercitava un tale potere grazie alla sua dannata onestà. Nella title track dell'album, Chris Hanna descrive alcune sue esperienze omosessuali, lanciando una vera sfida ai fan meno interessati all'argomento. Cause if you dance to this, then you drink to me and my sexuality, with your hands down my pants by transitive property. Conclude la canzone. Eh sì, Chomsky si salta sempre fuori. Alcune parti della scena hardcore hanno da sempre attirato il machismo, l'omofobia e la violenza, ma per coloro che non si sono allineati a quella parte della scena, Propagandi, Descendants, Bikini Kill e altre band hanno ridefinito il concetto di punk. Per tutti loro, Less Talk, More Rock è stato il capitolo di apertura. Più di ogni altro disco rappresenta un vero e proprio video per i Propagandi. Ha segnato un cambiamento nella traiettoria della band, da trio skatecore eccessivamente serio a band crossover più pesante e progressiva del genere. Ok, ti fermo così in questo bel frame. Bello, bello. Bello. Allora, Propagandi. Wow. Ce ne sarebbe da parlare per delle ore, cioè sono un gruppo veramente della Madonna. Ma diciamo che... Dimmi. La cosa interessante, secondo me, è il cambio di marcia totale che hanno fatto tra How to Clean Everything e Let's Talk More Rock. Cioè, tu lo dici bene, nel senso sembra quasi che effettivamente fosse un piano per accaparrarsi consensi e poi invece dire quello che volevano e che pensavano. Cioè, poi ripeto, io sono un amante dello scanzonato, però c'è da dare atto a questa band, come anche secondo me agli Against Me, di aver portato sulla scena qualcosa di diverso. In momenti dove magari non c'era. Senz'altro. Guarda, l'ho buttata lì. Non so quanto sia vera quella cosa del piano. Però cioè, fa veramente riflettere il fatto che comunque nel giro di tre anni, perché dal 93, 94, 96 e di un anno alla fine... Cioè di un anno, scusa, di un album, sì. Sono cambiati totalmente, cioè hanno stravolto completamente quello che era sia il loro sound, perché se tu vai a ascoltare dei pezzi come Ska Sax dici ma beh, che cacchio. Ma anche come Antimanifesto. Antimanifesto, c'ha comunque un sacco di pezzi in levare,
a questo disco qua non ha proprio nessun senso, non ha nessun filo logico, no? Poi se tu invece vai a prendere questo disco e lo metti a confronto tutta la loro carriera, è coerente, no? Sì, sì. Sicuramente sono maturati dal punto di vista musicale, però liricamente quello che dicevano nel 96 lo dicono ancora oggi, no? Sono sempre rimasti coerenti. Quello sì. Poi devo essere sincero, gli album dopo, forse non quello successivo, ma da quello dopo ancora, iniziano ad essere troppo progressive per me. E, ciao Simo. Quindi secondo me la mia dimensione propagandi è qui, è in Let's Talk More Rock sicuramente. Mike dice una cosa giusta, è vero, i testi di How to Clean Everything non erano stupidi, però il suono, non è che il suono fosse stupido, però il suono era sicuramente molto più easy rispetto a poi quello che sono andati a pescare dopo, no? Perché comunque è vero che adesso noi quel tipo di suono lì ormai l'abbiamo macinato, perché metabolizzato, perché comunque se tu vai a sentire gli Hawaiian, i Chilli Willy, gli Hawaiian Scream, o tutto quel filone di band super tecniche, esistono. Nel 96 questo suono, secondo me, era ancora abbastanza innovativo, no? Questi tecnicismi all'interno del punk hardcore non erano così frequenti. No, poi comunque non voglio dire che i testi di How to Clean Everything fossero stupidi in senso stretto, cioè nel senso non sono dei testi di una band ignorante, assolutamente, perché sono i propagandi, però non si parla di animalismo, non si parla di antirazzismo, non si parla di anti... cioè, i temi sono altri, non è che sono stupidi, ma sicuramente sono più leggeri. E comunque, niente, loro si sono poi inseriti, secondo me, in mezzo a quelli che sono i due macro temi, no? La band super tecnica, punk hardcore super tecnica, quindi come abbiamo detto prima, a Wilhelm Scream e compagnia cantante, e la band super politica, quindi Anti-Flag e non so, dimmene altre, adesso non me ne vengono in mente, comunque quel tipo di sì, sicuramente poi parte tutto da quello. E loro adesso stanno lì in quel limbo lì, no? E forse sono tra i pochi ad aver unito queste due macro aree. E come ti dicevo, io purtroppo è una band che mi manca dal vivo, non ho mai visti, sono venuti anche in Italia un paio di volte, ma mi sono sempre persi. Ma anch'io non sono mai riuscito a vederli dal vivo, grande pecca, lo ammetto, però non li ho mai visti. E tra l'altro anche lui deve essere veramente un personaggino, Chris Hanna, perché comunque, come diceva anche Mike prima, che hanno criticato anche Fat Mike, più che criticato, hanno proprio scazzato con Fat Mike all'epoca. Ma che tra l'altro adesso sono sotto Epitaph, sì. Adesso le ultime cose? Le ultime cose non so. Ultimi due, 2012-2017, sì, dovrebbero essere Epitaph. Uh-huh. Intendo Failed States e Victory Lap, quei due là. Sì, sì, le ultime cose che hanno fatto. Sì, avevano scazzatissimo con Fat Mike, ma ci sta, nel senso che voglio dire, non, cioè sono proprio due anime completamente opposte, cioè due concezioni opposte di quello che è il punk rock. Sì, poi voglio dire, Fat Mike in un certo senso si è spinto politicamente nel periodo di Bush, uh-huh. Ha fatto quella parentesi lì, e poi avrebbe da dire anche su dal punto di vista dei diritti sessuali, di libertà sessuale, perché insomma, diciamo che sì, quello sì. Voglio dire, però sì, sono due modi di intendere il punk in maniera diversa. Sì, sì, poi stiamo parlando di vegani da una parte, non so se siano anche straight edge i propagandi, però straight edge non penso, vegani, allora io ho detto nel video, ho detto che sono vegani, io sinceramente mi sembra di aver detto anche da qualche parte che forse Chris Hanna non lo è più, comunque lo è stato per un bel periodo della sua carriera, sì, ma comunque in generale diciamo che i diritti degli animali fanno parte del loro background, anche perché c'erano anche i bigwig che l'avevano pigliati per il culo nella compilation che avevano scritto con Freegan. Lo diceva Cece, lo raccontava, mi sembra, durante
Sì, l'aveva pesantemente preso per il culo, poi in realtà poi non si è mai capito se era una presa per il culo, diciamo, cattivella, oppure era solo una roba così scherzosa, però alla fine... Però l'hanno fatto. L'hanno fatto, quindi... Comunque niente, salutiamo Chris Anna, perché so che ci sta seguendo. Ciao, ciao Chris. Ciao, sì. Ciao, grandissimo, caro. Grandissimo. E ascoltiamoci il secondo gruppo. Arcade dei Flatliners esce per Fat Wreck nell'aprile del 2010 ed è sicuramente un album che non può mancare nella vostra libreria. E neanche in quella di Mazza, immagino. Una band che è tra le migliori in assoluto, e tiene lo stile sperimentale dell'album precedente e abbandona sempre di più quelle sonorità ska core, ska punk che mi hanno fatto innamorare della band, che si trovano nel primo lavoro, Destroy to Create. Ho scelto Cavalcade perché ci sono degli inni che non sono assolutamente sostituibili, come Monumental, Blink, non iniziare, Talks, e quindi Cavalcade è di sicuro il miglior lavoro della band. Punknews.org aveva addirittura nel 2010 decretato Cavalcade come il miglior album dell'anno, di sicuro una bomba. Richmond Hill, Ontario, poco meno di 200.000 abitanti, è da questa tranquilla cittadina canadese che provengono i Flatliners. Cavalcade è il loro terzo full length e segna il passo successivo nella loro evoluzione dallo ska core super veloce ad un punk melodico. Se ufficialmente invitato, Great Awake, pur non essendo un album innovativo all'interno del suo genere e del catalogo del punk australiano label che ne curò l'uscita, fu un album maturo e ben prodotto, senza sbavature, insomma. Ma in realtà io e lui abbiamo una cosa in ballo su l'hardcore becero, il metalcore becero degli con anni 2000. Cavalcade, tuttavia, la band ha intensificato notevolmente il proprio sound. Forse la caratteristica migliore, quella che diventa ovvia fin dal primo ascolto, è l'assoluta eterogeneità dell'intero lavoro. Brani punk melodici diretti come Here Comes Trouble e il primo singolo Carry the Banner si trovano comodamente accanto a tracce mid-tempo più rilassate come Monumental e Country Bruises. Nonostante la continua evoluzione dal suono ska core dell'album di debutto, Destroy to Create, se ne possono ancora trovare tracce in He Was a Jazzman, canzone che cresce costantemente dal reggae lento a una brutale quando vuoi, punk rock. È anche su brani come questi che la loro abilità musicale notevolmente migliorata spicca vistosamente, accomunandoli ai loro contemporanei più tecnici come Propagandi o A Wild Lamb Scream. Nonostante tutta questa eterogeneità, il disco risulta inaspettatamente coeso, un'impresa ottenuta grazie a una produzione curata nei minimi dettagli dal talentuoso Steve Rison, produttore canadese che ha lavorato con band come This Is a Standoff e Ignite, e a temi lirici onnicomprensivi. Cavalcade certamente non è un concept album o un'opera rock, ma i suoi brani generalmente coprono il viaggio della vita a 360 gradi, senza mai crogiolarsi nella malinconia, trovando un messaggio positivo anche in argomenti controversi, come la disparità economica o i conflitti familiari. Cavalcade è il suono di una band di talento che si spinge consapevolmente il più lontano possibile in termini di musicalità e scrittura di canzoni dal proprio passato, pur mantenendo ben salde le proprie origini e la propria attitudine. La sua positività vi farà desiderare di scegliere la vita, violare il coprifuoco per baciare una sconosciuta in tempi di pandemia globale o almeno andare leggermente più veloci del normale. Quel tipo di album che fa star bene.
Allora, credo Banner. Cavalcade, Fate dei Flatliners, mi ha stupito. Io non l'ho ascoltato bene bene dopo tanto, perché è del 2010, l'ho ascoltato forse nel 2015-2016. Prima non l'avevo un po' snobbato. Mi ha stupito un sacco per questa cosa che... cioè, veramente eterogeneo, non c'è un pezzo uguale all'altro, cioè, ci sono dei pezzi tirati, dei pezzi mid-tempo, dei pezzi più allegri, dei pezzi... Cioè, veramente... sembra quasi un best-of, non so come spiegarti. Sì, secondo me è... che è il motivo per cui reputo Cavalcade comunque... Il miglior lavoro dei Flatliners, e perché comunque racchiude e mette d'accordo un po' tutti, no? Perché secondo me non può esserci, boh, magari c'è chiaramente, però è difficile che ci sia un hater di un disco del genere, perché secondo me trovi la tua dimensione, trovi un pezzo che dici, cazzo, questo è il mio cup of tea, secondo me. Sì, no, la penso anch'io così. Io, ad esempio, il pezzo più mio preferito dei Flatliners è Calming Down, si chiama? Calming? Mm-hmm. Sì, comunque è qua, è un pezzo che c'è su Cavalcade. Dopo ha fatto dei pezzi molto belli, però quello rimane il mio pezzo preferito. E secondo me... Calming Collection. Comunque. Calming Collection. Dopo hanno trovato forse una loro dimensione. In questo disco... non erano forse ancora così maturi, no? Dopo questo passaggio dallo ska a questo orgcore. Bravo, secondo me da dopo Cavalcade, io personalmente li ho persi di vista. Cioè, persi di vista, hanno smesso di entusiasmarmi, si sono un po' appiattiti. Forse l'album dopo... Dead Language ancora, però gli ultimi due, quello del 2015 e quello di 3 anni fa, è che il discorso è proprio quello, no? Che comunque ti deve veramente piacere quel tipo di suono lì, no? Questo è proprio hardcore, no? Non sono i Lillington, è proprio hardcore classico. E invece questo disco qua ha un po' di tutto dentro, no? È un disco più punk rock, più eterogeneo, meno curato, meno studiato, meno, e quindi forse è proprio quella la sua bellezza. Qua in chat, tra l'altro, dicono: vabbè, va che poesia, raga, esatto. E poi qua Punk Hydraulic che dice: mi lanciarono in questo fantastico mondo proprio loro, mi cambiarono la vita con The Great Awake, subito dopo essermi mollato con la mia ex storica. Bravo, secondo me i Flatliners sono una di quelle band che ascolti bene e apprezzi quando ti lascia una tipa. Cioè, sono poche le band punk rock che ti aiutano in questo. Secondo me sono i Banner Pilot e i Flatliners. Sì, quando sei triste, loro. Hanno quel tipo di malinconia, che poi non è neanche una malinconia fine a se stessa, è una malinconia che ti porta verso qualcosa di positivo, no? Ti lascia quell'agro dolce. Sì, esatto. Sì, ci sta. Esatto, sì. Esatto. Secondo me ci sta tantissimo Punk in Drublic 924. E i Descendants, soprattutto i Descendants di Enjoy. Vabbè, sì, gli Ataris, sì, ma gli Ataris comunque... Sì, no, ok, però un altro mondo. Cioè, alla fine tutti i gruppi emo, no? Possono fare al caso di questo tipo di... Sì, anche gli Angels and Airwaves. Sì, cazzo, ma cioè, l'emo in generale è quello. Però se tu vai a prendere invece un qualcosa di un po' più punk... Esatto, cioè è diverso. Non puoi mettere su NoFX se ti ha mollato la tipa, voglio dire. Cioè, sì, li puoi mettere, però non è che ti aiuta no, magari, cioè, a pensare. Dipende che cosa vuoi, ci sei incazzato. Con... Esatto, esatto. Però, boh, non so, mi hanno sempre dato questo sempre collocati in questo immaginario qua. Comunque salutiamo, a proposito di emo, salutiamo i Fugazzi che ci guardano. Esatto, che loro sono molto emo. Per stare in canale di Under the Radar dei Grade. Sì, però non abbiamo scelto i Grade. I Grade fanno parte del nostro background, Michael, di fan dello scrimo anni 2000. Li conosci tu i Grade? No. I Grade, gran band.
però fanno appunto scrimo. Ma, per rimanere nel vostro mondo, che in realtà è influenzato anche nel mio, ci sarebbero stati anche i Comeback Kid. Sì, no, cioè ce ne sono di che gruppi. Tu sai perché si chiamano Comeback Kid? Comeback Kid era qualcosa del... Ah, perché era tornato un giocatore di football... No, ok. Però... No, okay. Di ok, sì sì. Era tornato Mario, nella squadra. Mario Lemieux. Che ha tipo fatto un avanti e indietro dal ritiro, poi torno, poi mi ritiro di nuovo, poi torno, eccetera. È canadese, sì, sta cosa, però sempre giocato... Sta cosa l'avevo letta. Tipo, ad esempio, anche tu hai citato loro, anche per dire i Cancer Bezan, che sono canadesi. E anche gli Alexis on Fire, anche. Loro sì. Però vedi, non puoi mettere tutti, bisogna cercare qualcosa di... Io ho messo i miei 5 dischi, ma... No, infatti, se volete mettere i vostri 5 dischi, cioè, proponetevi, raga. Adesso ascoltiamo invece il terzo disco che hai scelto. Ora sicuramente qualcuno dirà, ma dovevi mettere il Belvedere, e invece no. Non l'hanno detto. Io ho scelto Be Excited dei This Is A Standoff, uscito per Shattered Puff nel 2007. È un album che io... personalmente scopro postumo. Tra l'altro mi fermo subito, ragazzi, ma la bruttezza della copertina di sto disco è epocale. Però aspetta un secondo, perché secondo me hanno fatto veramente una porcheria, raga. Ma poi anche il secondo me con la ristampa ci sono un po'... La ristampa è carina. Sì, ma il font che hanno usato sotto, Be Excited, cioè veramente brutto, anche proprio il font, brutto. Sì. Comunque. Sì. Poi boh, sembra il bagno dell'autogrill in croato. È un che io personalmente bruttissimo. Scopro postumo, nel senso che il mio primo amore verso di loro è Be Delighted, è uscito per Indiebox. Però andando a scoprire la band, andando a fondo, scopro questo album che è qualcosa di unico. Silvio e There's a Little Lemoncello in Everyone sono due pezzi che personalmente... No, purtroppo non l'ho trovata live quella, se no mettevo. Top 20 dei brani punk rock. Il loro sound è diverso da quello che vedo dire, sono molto più melodici e se volete molto più in linea con i miei gusti, quindi... Be Excited è sicuramente un album canadese che non può mancare. Migliore. Peccato che adesso lo stronzo. Ma chi c'è Baldassi? I This Is A Standoff altro non sono che la versione 2.0 dei Belvedere, storica band hardcore melodica formatasi tra Calgary ed Edmonton nel 1995. Conosciuti per la loro incredibile velocità di esecuzione e per le linee vocali melodiche, la band prendeva il nome dalla sitcom degli anni 80, Mr. Belvedere. Con il passare degli anni e il costante cambio della line-up, i Belvedere consolidarono il loro suono pop-punk melodico che guardava ad artisti del calibro di Bad Religion e NoFX come riferimento e si tolsero alcune soddisfazioni personali condividendo il palco con Death by Stereo, Strung Out e Bad Religion appunto, pubblicando inoltre 4 album prima di sciogliersi nel novembre del 2005. Questa è sempre roba di football? Ok. Passarono alcuni anni di silenzio nei quali si percepiva che qualcosa sotto traccia stesse bollendo. Sì, sarebbe stato ed infatti più il frontman Steve Rose e il batterista Graham Churchill avevano deciso di intraprendere un nuovo percorso musicale che li avrebbe riportati presto a calcare i palcoscenici di mezzo mondo, percorso al quale diedero il nome di This Is A Standoff. Presto, in questo caso, significa la primavera del 2007. Gli Standoff decollarono alla volta dell'Europa per il primo tour in compagnia di Mad Caddies, Action Man e Boys Sets Fire, dopo aver pubblicato solo 2 canzoni attraverso la loro pagina MySpace. Ve lo ricordate MySpace? Bei tempi.
Il primo concerto in assoluto della band non si tenne quindi nella loro madre patria, bensì a Rilar, una sperduta cittadina belga di 5.600 anime. Cazzo, quando li ho visti al Punk Rock Holiday, cioè ho visto che c'erano, pensavo che tornati in Canada, si dedicarono alla produzione del loro invece primo full length, Be Excited, uscito nell'autunno del 2007. Il disco, nonostante i chiari rimandi al passato, non risulta così identico agli ex Belvedere, nonostante difficilmente lo si sarebbe potuto credere. Certo, è forte l'ispirazione alla loro band precedente, ma riaffiora sempre una propria personalità ed uno stile autentico. L'LP di debutto di Standoff ha un suono leggermente meno aggressivo dei loro predecessori, in parte perché la band sembra optare per un suono meno metallico, ma anche l'assenza di Scott Marshall e Jason Sinclair, ex membri deputati alle parti urlate nei Belvedere, ed una produzione nettamente migliore delle precedenti, aiutano a donare al prodotto un'aura più matura. La velocità, l'attitudine positiva ed il tecnicismo ci sono, e mi sembra chiaro fin da questo loro debutto che i ragazzi canadesi non avessero assolutamente alcuna intenzione di vivere all'ombra dei Belvedere. Pink Ray. Spoilerino. Quindi, allora, mi pare di capire quindi che tu sei, ma forse l'avevi già detto, che sei team Standoff. Sì, io sono team Standoff. Allora, io per background dovrei essere team Belvedere, perché comunque a me piacciono i tecnicismi metal e queste robe qua, però ho sempre trovato troppo spocchioso quel tipo di suono lì. Invece gli Standoff mi sono sempre piaciuti di più. Sì, tra l'altro, secondo me, almeno dai tre singoli che sono usciti, mi sembra che il nuovo disco di Belvedere suoni molto più Standoff che non Belvedere. Non so, esatto. Al di là di belli o brutti, non so come l'avete, esatto, anche ragazzi in chat, come la percepite. Cioè, a me sono piaciuti tanto proprio perché li sento. Ne ho parlato sia con Michael che con Kant. E vabbè, Kant lui ha questa sua teoria, ma che condivido, che praticamente ci sono delle fan base, e quella dei Belvedere è una di queste, che quando escono delle robe nuove fighe, loro si scazzano tantissimo perché le reputano delle merdate, perché non ci sono i piri piri di chitarra, non ci sono, quindi non valutano quello che è la composizione in generale, ma valutano solo i tecnicismi, queste cose qua. E effettivamente io li ho trovati proprio belli, cioè il singolo, quello che ti avevo mandato anche a te su Camera WhatsApp, Camera Obscura, è veramente fighissimo, proprio un bel pezzo. Sì, no, ma forse il secondo uscito è quello che mi piace meno, adesso non mi ricordo i titoli, Elephant forse qualcosa, è quello che mi è piaciuto meno dei tre, però obiettivamente sono tre pezzi della Madonna. E io ci sento molto più Standoff che non Belvedere. Michael dice ormai è lui più i mestieranti, lui sarebbe Rawls, Steve Rawls. Sì, probabilmente intende. Esatto, Elephant March è il secondo che è uscito. Tra l'altro ne è uscita un'altra il weekend scorso, Chromatic. Quello non ho ancora ascoltato, però... Ma intanto esce questo weekend... Ragazzi, Mike, questo weekend, esatto, quindi Mike ha fatto anche la recensione, mi sembra che gli ha dato 7.5. E sì, no, comunque è vero, non esistono più i Belvedere della nostra generazione, e non esistono purtroppo neanche più gli Standoff, però questi Belvedere nuovi si preannunciano come praticamente un... io sono contento, sinceramente, per quello che ho sentito fino a oggi sono contento. Che poi fanno parte di tutto quel filone di hardcore melodico super veloce, super tecnico, dove possiamo mettere dentro chi? Rufio, i Mute. Rufio, ma anche la band che arriverà per ultima, secondo me possiamo mettere dentro. Sì, loro sì, sicuramente.
E altri io anche abbiamo ascoltato l'altro giorno, ok, sono super di nicchia, ma li abbiamo ascoltati insieme, li ho scoperti insieme, i Me The Guts. Sì, sì, ricordi? Anche loro, sì, che tra l'altro erano canadesi anche loro, no? Non erano esatto, canadesi. Esatto, sì. Vede che in Canada hanno un po' questo skatecore super veloce, super tecnico, super... Comunque sono contento perché Belvedere dovevano venire al Venezia Hardcore l'anno del 2020. Ovviamente è saltato tutto, non sono venuti, quindi magari verranno il prossimo anno e magari mi fanno le canzoni del disco nuovo. Quindi sì, penso di sì. Allora, qua... allora, non so, Michael, tu sei amico dei ragazzi del Venezia Hardcore. Oppure località Belvedere a 12 km da casa, grandissimo Mike. E invece Gilbo ci dice: ma dove il chitarrista solista dei Mute è una roba spaziale. Bello. Vabbè, loro... Sì, sì, no, ma in generale, cioè, loro sono tutti, cioè, sì. Cosa vuoi dire? Io suonano ai 3000 all'ora, non riesci neanche a star di dietro. Sembra classico, vedo così, ma è un aereo, un idraulico aereo. Ok, andiamo avanti. Tanto sapete già cosa ho scelto. Ah, aspetta, spero che vengano riconfermati, sì, perché lì bisognerà capire un po' se la lineup verrà riconfermata o meno. Bisogna vedere anche poi chi sopravvive alla pandemia anche a livello di gruppi, perché non tutti probabilmente ce la faranno. Bravo, perché poi, vabbè, quel festival lì, tanti gruppi sono piccolini, quindi... Beh, Belvedere, cioè, essendo che è uscito il disco, penso che avranno tutti gli interessi. Loro assolutamente. Se no, Punk Rock Holiday. Sì, anche quello. Sì. Sì. Vediamo, vedremo, dai. Teaser dei Chicks Digit esce per Fat Records nel 2005 ed è il primo album a non uscire sotto Honest Don's Records. I Chicks Digit sono di fatto una band che da album in album non cambia il proprio sound, sempre Ramones Core, sempre molto dritto. Però porto Pink Razor particolarmente nel cuore perché nel 2005, quando ho scoperto questo album, assieme ai miei amici prendevamo in giro un supereroe che si chiama Captain Canuck, che è sostanzialmente la versione canadese di Captain America. Lo prendevamo in giro perché il Canada è vuoi per stereotipo, però è un paese sempre molto tranquillo, dove non succede mai niente, dove sono tutti molto gentili e pacati, e quindi ci chiedevamo: ma com'è possibile che esista un supereroe che difende questo paese fantastico? Allo stesso modo i Chicks Digit, essendo di natura molto Ramones e essendo i Ramones nati dal disagio sociale, ci chiedevamo com'è possibile che nasca una band Ramones Core se in Canada non esiste il disagio sociale. E quindi Chicks Digit... Ma quante domande vi facevate da ragazzini? Canne domande. Che comunque porto nel cuore. E Pink Razor figa poca. È sicuramente un album iconico. E, tutte le canzoni sono dritte, tutte le canzoni sono Ramones Core, a parte una che è Nobody Understand, e infatti Nobody Understand Why This Song Is Like That. Nessuno capisce perché questa canzone sia così, e somiglia molto alle canzoni dei Blue Dog Gang. Ascoltate. Poi è fantastico perché vanno a IP all'ora in cui dai. Sì, sì. Non si spostano proprio mai da quelli. L'espressione self-made man in italiano si traduce come uomo che si è costruito da solo. Ecco, i Chicks Digit, storica pop punk band di Calgary, rappresenta alla perfezione questo paradigma. Il progetto Chicks Digit, perché almeno nella fase embrionale non è corretto chiamarla band, nasce come marchio stampato su una t-shirt e venduto tramite un network di amicizie da tre liceali di Calgary. La vendita delle magliette fornì a KJ, Mark e Mike il budget necessario per l'acquisto di una batteria, tassello fondamentale per la costruzione del loro proposito musicale. A questo punto i problemi erano essenzialmente due: recuperare altri strumenti ed imparare a suonarli. Sì, avete capito bene, oltre a non possedere gli strumenti, i Chicks Digit non avevano alcun tipo di esperienza musicale. Superato con non pochi problemi lo scoglio dell'acquisto di chitarra e basso, i ragazzi, che nel frattempo avevano preso a bordo il batterista Jason Hirsch, si divisero i compiti. KJ divenne il frontman ufficiale, oltre a suonare la chitarra assieme a Mark, mentre Mike divenne il bassista. I
I primi anni furono propedeutici alla band per amalgamare il loro sound. L'occasione per mettersi in mostra arrivò solo nel 1995, quando i Chicks Digit ebbero la possibilità di esibirsi in un grande concerto a Seattle, aprendo per i The Presidents of the United States of America, storica alternative rock band americana. L'anno successivo l'etichetta Sub Pop Records decise di produrre l'omonimo album di debutto e i Chicks Digit furono catapultati in un tour mondiale. Fat Mike non si fece sfuggire l'occasione e propose ai ragazzi di pubblicare i loro successivi lavori per la Honest Dance Records, succursale della Fat Wreck. Uscirono così Born on the First July nel 1998 e From the Scene to Shining Scene nel 2000. A questo punto la band ebbe uno stop inaspettato. Mike Egerton decise di lasciare il progetto per dedicarsi alla sua nascente società di informatica, la Absorb Software. Seguirono alcuni anni di inattività, coincisi con alcuni cambiamenti nella lineup. L'anno del ritorno fu il 2005, quando, con l'uscita di Pink Razor, questa volta per Fat Records, i Chicks Digit annunciarono la loro ricomparsa sulle scene. L'inconfondibile voce nasale del frontman KJ è un tratto distintivo di tutti i loro album e anche in questo Pink Razor la troviamo ben presente assieme a quel suono melodico e scanzonato che ti rallegra e ti spinge a cantare e muoverti al ritmo della band. Le chitarre hanno un po' di quel drive alla Ramones o Screeching Weasel, ma ci sono sempre degli elementi poppeggianti nelle loro composizioni e quasi ogni canzone ha quel piccolo assolo di chitarra, quell'intermezzo che rendono il tutto più frizzante. L'unico suono nuovo è presente in Nobody Understands Me, nel quale aggiungono al pezzo un po' di bizzarria data da un sintetizzatore. I testi sono inevitabilmente leggeri, divertenti, spensierati, senza nessuna velleità moralista, parlano della vita di tutti i giorni e sono privi di un qualsiasi significato nascosto, ma questo è tipico del genere, per polemiche politiche o lezioni di condotta morale rivolgersi altrove. After this we're gonna go watch baseball. Che figo che è. Ma cosa volevo dirti? Ma allora, vabbè, tu hai scelto questo, dicevi, questo disco perché ti ricorda un momento particolare. Sì, diciamo che comunque io i Chicks Digit li scopro con Pink Razor, quindi ho scelto Pink Razor per quello. Poi io non sono mai stato un grosso fan di questo genere, di questo tipo di pop punk, però cosa vuoi, se devo pensare al Canada e a come lo percepisco, cioè io come ho detto anche prima, lo percepisco tanto scanzonato come paese, no? Cioè, e anche nell'intro lo dico, cioè da Trombino e Pompadour, Deadpool, adesso non so quanti conoscono il personaggio di Deadpool, però lui è un supereroe, ma è di fatto è un cazzone. Sì. Ma anche la comicità di Seth Rogen, io sono un grosso fan di Seth Rogen, è proprio stupido. E quindi, secondo me, cioè, c'è tanta serietà nelle band punk rock canadesi, l'abbiamo visto, insomma, voglio dire, i Propagandi, ma anche gli stessi Belvedere, e secondo me non poteva non esserci un disco loro, proprio perché secondo me lo spirito canadese loro lo incarnano appieno. Ho scelto Pink Razor perché li ho scoperti con quello. Avrei potuto senza dubbio citare forse From Scene to Shining Scene, che forse è un disco che mi piace di più, però
Io sono più legato a quello, nel senso che quando li ho scoperti io, era in quegli anni lì. Ma cos'era, il 92, 93? Sì, no, sì, forse anche 90, non so bene di che anno Vabbè, sia, lo comunque era saprà mai metà 90, sicuramente. forse. Sì, comunque sono più legato forse a quel disco lì, però voglio dire, sono dei Chicks d'Igitt, è quello, non è che si sono messi a fare metalcore da un giorno all'altro e poi sono No, ritornati, cioè il infatti. suono loro è quello, Sì, diciamo Ramones che io Core, quando è uscito chiamiamolo. quel disco lì avevo 7-8 anni, quando è uscito Pink Razor ne avevo 16, quindi cioè, è più il disco della mia adolescenza che non. Sì, anche secondo me era più metà Ah, anni ok, vabbè, 90. comunque ne avrò avuti 9, to, Perché 9-10. mi ricordo che io iniziavo a ascoltare sta roba qua e ho iniziato con Duki, quindi Ok. gioco forza sarà stato 95, 96. Sì, Comunque sì, sì. sì, me lo ricordo. E mi ricordo che l'avevo comprato per un pezzo che probabilmente c'era forse su qualche compilation di Rock Sound, se non sbaglio. E poi in realtà il disco non mi era piaciuto tantissimo, ma anch'io poi non sono grossissimo fan di quello che è Ramones Core, di quello che è, non so Sì. neanche come anche gli Screeching Wizard di per sé non è che mi fa impazzire, però poi con gli anni comunque impara ad apprezzare anche questo tipo di leggerezza, no? Poi dipende anche tanto dal periodo in cui ti approcci a determinate band. Assolutamente, assolutamente. Ripeto, la scelta è, insomma, è stata molto legata al Canada in sé. Avessimo parlato dell'Inghilterra, probabilmente un gruppo così non l'avrei portato. O avessimo parlato della California, di gruppi così, ce ne sono, cioè non così Ramones Core, ma così con tematiche leggere, ce ne sono tanti, quindi avrei portato probabilmente cose che Sì. hanno un valore più profondo, ecco. O magari comunque con delle sonorità diverse. Ti Esatto. ferisco, Mike, ma ti ferisco perché è così, cioè devo dirti la verità, non posso mentirti. Io non ho mai tanto, non neanche apprezzato, poi non l'ho mai tanto neanche ascoltato. Non è nelle mie corde, però ci sono sicuramente dei gruppi come i Chicks d'Igitt, come gli Screeching Weasel, come i Mangies, che comunque cioè, Come i Lintons. hanno sicuramente qualcosa da dire nel genere. Poi però ci sono anche un miliardo di altri gruppi che fanno veramente roba Ramones scopiazzata e pure male, cioè, non è quei gruppi lì, non, però poi ognuno ha i propri idoli, i propri gusti. Ascoltiamoci l'ultimo dei cinque. Bluegrass degli Hi-Fi Dry esce nel 2009 per una rete di etichette tra cui l'italianissima No Reason Records. Io scopro la band e scopro Mazza parte l'album 2. grazie ad un'intervista che gli viene fatta dai ragazzi di Punkadeca dopo qualche data che avevano fatto in Italia. Il disco era in free download, non mi ricordo se fosse legale o no, in ogni caso ascolto il disco, musicalmente sono una figata, ma il motivo per cui mi innamoro è che all'interno di questa intervista i ragazzi degli Hi-Fi Drive dicono che sono saliti sul palco dei Rent a Kill completamente nudi e questa cosa mi ha sempre fatto un sacco ridere e quindi ho dato loro una chance, sebbene parlassero di testi molto seri e io sicuramente più di adesso non amassi queste scelte, però devo ammettere che musicalmente sono qualcosa di devastante. Ci sono anche due acustici che devo dire non stonano, devo dire sono perfettamente in linea col sound e loro sono la band che ho scelto di dire per ultima perché non ci sono più. E sono una di quelle band che cazzo dovrebbero tornare perché spaccano tantissimo. Gli Hi-Fi Drive sono una giovane melodica hardcore band di Winnipeg, come i già citati Propagandhi. Il parallelismo tra le due band si ferma qui però, perché gli Hi-Fi Drive
sono dediti ad un melodic hardcore più simile a Rufio, This Is a Standoff o a While I'm Scream, per darvi delle coordinate. Tecnica e velocità a palate fanno da sfondo ad una voce, quella del frontman, Greg Rekus, che si contraddistingue per quel leggero grattato, tanto caro agli amanti dell'hardcore. Dopo un EP e due dischi arrivarono nel 2009 a pubblicare Full Blast. Il disco è prodotto e mixato da John Peters, conosciuto per il suo sodalizio con i Comeback Kid, altra hardcore band anch'essa concittadina degli Hi-Fi Drive. Full Blast è essenzialmente un album di hardcore melodico, le chitarre taglienti dell'hardcore, le voci melodiche del pop punk e un pizzico di screamo tutto sapientemente mixato dai quattro ragazzi. Visto che aveva la maglia di Rent a Kill? Mm? Ma perché quel pezzo lì deve essere da un tour che hanno fatto con i Rent a Kill? È quello che dici. Quello che dicevi tu. Cioè qua erano in Svizzera, non so dove. In tutto il disco si trovano rimandi a Propagandi, Strung Out e anche un po' di pop alla Fall Out Boy in alcune aree. Questa poi te la spiego. Chitarra. Tutto sommato ricordano molto i loro colleghi di This Is a Standoff, una band che sicuramente ha ispirato gli Hi-Fi Drive, visto comunque che su... oltre ad avere condiviso il palco in passato, attivi. Il frontman dei This Is a Standoff, Steel Rolls, ha prodotto uno dei loro precedenti album. Il punto forte sono i testi, penetranti ed appassionati, a volte velatamente sociopolitici, senza essere predicatori e sarcastici, insomma, senza mai stancare. Un disco di puro melodic hardcore, senza troppi fronzoli, che ben rappresenta un panorama, quello canadese, fatto di band che nulla hanno da invidiare alle loro colleghe a stelle e strisce. Allora, beh, il discorso dei Fall Out Boy non era, no, non era inteso come stile o come genere, era più inteso come arrangiamenti, che secondo me hanno... ho ascoltato il disco un paio di volte, ho ascoltato anche quelli vecchi, e... non so, trovo che abbiano un certo gusto pop. Beh, c'è qualcosina, eh. Hanno un certo gusto, sì, sì, sì. Secondo me sono un bel mix comunque, perché hanno tecnica, hanno velocità, hanno quel gusto pop, hanno questa voce un po' roca, hanno anche il batterista, non mi dispiace, fa dei bei giri, dei bei... Sì, diciamo che loro sono un po' la sintesi, tu avevi tolto che manca, mancherebbe levare ma non ci sta neanche, è la sintesi di tutti i generi che ascolto io, quindi secondo me, cioè, loro mi sono sempre piaciuti da quell'ascolto casuale del 2009 e no. È una band che comunque mi piace, quindi hai fatto un'analisi che effettivamente ne spiega il motivo. Tra l'altro Mike dice che lui li ha visti in una data con una lineup assurda, non so dove, dicelo tu Mike, sono venuti in Italia, erano venuti... erano venuti quell'anno lì di Full Blast, quindi era il 2009, massimo 2010, immagino. Okay. Immagino. E poi dopo tu dici che adesso non ci sono più, che adesso li dà ancora attivi la pagina? Boh, ho appena guardato Wikipedia da che sono attivi, però boh, io avevo capito che si erano sciolti, quindi boh, non lo so. Io non li ho mai visti live, perché sì, probabilmente li ho scoperti quell'anno, poi boh, ho perso le tracce, quindi non so. Avranno avuto anche loro le loro vicissitudini, però no, come dicevi tu, sono a vedere Rock Planet, li ha visti Kong. This Is Hell, Parkway Drive, Cancer Bats. Beh, Cancer Bats, canadesi come loro, gli altri ci trovano un cazzo, però. Tra l'altro 2009... Ok, Parkway Drive facevano ancora metalcore, non erano ancora... Cioè, se era il 2009, non so poi quando... Sì, beh, sarà stato massimo l'anno dopo, però immagino, non penso... comunque sono già passati 10 anni. E, ok, questi comunque erano i 5, vabbè, adesso qua c'è la chiusura finale, ma ce la vediamo dopo, ma non è che dico grandi cose.
Questi erano cinque dischi di band canadesi. Abbiamo lasciato fuori, come abbiamo detto, abbiamo lasciato vai, dillo. No, di famosi, non so, che mi vengono in mente a me, appunto, Cancer Bats, Comeback Kid, Alexis on Fire, poi non so, ditemi voi. Ah, io me ne sono segnate un po' qui, Bravo. Abbiamo lasciato fuori i Billy Talent, vabbè, i Belvedere, i Pup, sì. Abbiamo lasciato i Comeback Kid, i DOA, SNFU, i Simple Plan. I Simple Plan sono uno di quei gruppi che, cioè, lo vedessi così diresti, questi sono californiani, esatto, in pieno. E invece no, dovrebbe essere di Toronto, non sono sicuro. E i Sam. Vabbè, i Sam 41, sì. E poi non so quanto famosi siano, io li conosco, che sono i QPQQ. Forse li ho sentiti di nome, può darsi, ma non sono sicuro, perché mi suona familiare, però... E un'altra band che inizialmente avrei voluto mettere, ma capisco che essendo molto piccola Ale avrebbe fatto particolarmente fatica a trovare info, sono i... Ciao raga. Sono i Trash Ambulance. No, questi no, non mai sentiti. Consiglio a tutti di andare a sentire i Trash Ambulance. Fighissimi. Trashed ambulance del trash. Oh. Andiamo a vedere, aspetta che guardiamo se troviamo qualcosa su YouTube. Sì, dovresti trovare. Vediamo. Trashed ambulance, sì. Ok, lo mettiamo adesso, così vediamo subito che cosa fanno. Cos'è che fanno secondo te? Marcore melodico, un po' in stile, forse un po' in stile che va un po' adesso, Chaser, quel stile lì. Ok, vediamo un po'. Poi Mike ci ha scritto tutta una lista, sua lista, ma... Immagino. Eccoli qua. Sì, Sun 41 li abbiamo letti. Comeback Kid, Parkway, vabbè, Australia, Cancer Bats, Canada. Ok, questi erano quelli che c'erano al concerto. Line up del concerto. Avril Lavigne non l'avevamo detta, ma la diciamo adesso. Sì, anche Avril. Comunque non si sente bene Ale, Si sente con un po' di flanger. Prova a abbassare un pelo. Così meglio o no? Male uguale. Sì, sento un po' più... cioè, si sentiva meglio prima. Cioè, prima col video. Però immagino che ci sia... non so come mai. Ok, comunque sì, ho capito più o meno il genere. Ma sono fighe anche questi, Ah no, sì, sono carini. Cioè, io ascolto parecchio loro. E... Tra l'altro, no, il paese da 14 anime, secondo me, è questo qua. Ah sì, guarda, questo è proprio il classico panorama canadese. Sì. Madonna, che posti, oh. Ecco, io forse l'unica cosa che mi spingerebbe a non andare in Canada è proprio questo, il freddo. Sì, il video effettivamente non è granché, però... Sì, il video è tremendo, sì. Loro sembrano... Che io non l'avevo mai visto, ragazzi, in questo video. Infatti, loro 223 views. 220, sì, se effettivamente se mi avessi chiesto questi ti avrei mandato a fanculo subito, perché trovare roba su sti qua deve essere abbastanza complicato. Dobbiamo dirglielo a Newton, che non è bellissimo il video. Vabbè, però ringraziamo Newton che guarda sempre Pancast. Sì, mi ha mandato l'altro giorno una mail che vuole partecipare anche lui a Gimme 5. Gimme 5. E glielo faremo fare sicuramente. Ok, dai, bene, abbiamo fatto le 22:15. Qua abbiamo Gibbo che ci dice ambientazione della prossima missione del GTA 5. Sì, ci sta. Se fosse stato un Give Me 6, probabilmente avrei messo
Something Green and Leafy, This Way Comes, degli SNFU. Sì, però sì, no, beh, sì, saresti comunque stato in tema perché è disco canadese, cioè, ti ha lasciato anche abbastanza spazio di manovra, no? Il fatto di scegliere solo il posto, sì, il posto, sì, di provenienza. Sì, io avrei potuto spaziare su qualsiasi genere, quindi. Io sicuramente avrei messo invece dentro qualcosa degli Alexis on Fire, perché comunque... Ah, vabbè, sì. Vabbè, sì. Proprio il mio genere. E voi cosa avreste messo? Tra l'altro ricordo a tutti, perché anche Gilbo me l'ha scritto prima che voleva fare anche lui una puntata. Se volete fare una puntata di Gimme 5, scrivetemi. E compatibilmente con se non avete troppa fretta di vedervi in onda, la tutta si può fare tranquillamente, perché adesso sto scrivendo roba nuova e quindi ci vorrà un attimino. E non mettete band da 200 views su YouTube, no, ma sì, che poi alla fine gli Hi-Fi Drive non è stato difficile trovare, perché il problema è sempre trovare roba a livello di video, no? Perché non sono facili da trovare i live di ste band lì, dei live che abbiano un minimo di suono, un minimo di qualità, perché sennò è un casino. Però, vabbè, si trova. Il brutto è per quando invece ti chiedono delle band troppo grosse, che sì, trovi un sacco di roba, però ti segano col copyright, ti segano di tutto. Quindi alla fine ci sta, cioè, una roba tipo gli Hi-Fi Drive li trovi tranquillamente. Non è... Ma e te, scusa, con a proposito di copyright, te quando ricarichi sulla roba su YouTube ti segano tutto con Sarapanca? In realtà no, cioè no? Non mi segano niente in Italia o in Europa in generale, mi segano sempre Cina, Corea del Nord, Cuba e... Ah, ok, quelli, ok, sì. Siria, Corea del Nord, Cuba... Iran. E Iran, sì, quelle lì anche a me mi segano. Quelle mi segano sempre tutte le puntate di Sarapanca. E invece una puntata del Cruciverbone, quella con te, quella con Canta, non mi hanno bloccato niente. Cruciverbone con te mi hanno bloccato i Joe Breaker me li hanno segati, infatti anche su Twitch c'è il silenzio durante la canzone dei Joe Breaker. Ah, te l'hanno proprio segati così? Mm-mm. Ah, bastardi. Io faccio sempre dei magheggi ogni tanto, perché di solito quando faccio i video mi esporto una versione, adesso qua stiamo parlando di roba veramente scacciafiga, però ragazzi, non mi spiace. Lo so che eravate in tanti in chat che ascoltavate il Gimme 5 di Warhols, ma... Comunque carico sempre una versione in SD su YouTube, così almeno gliela lascio mangiare e vedo cosa mi tira fuori, no? E poi faccio dei magheggi per cambiare il pezzo, però ci sono veramente dei gruppi che sono dei cagaminchia, tipo i Fugazzi sono dei cagacazzo esagerati, qualsiasi roba che mette dei Fugazzi non gli va bene. Sì, e anche quelli... live. Sì, no, live, io parlo di live, perché io metto tutto live apposta per non rompere le palle a nessuno. Live. E poi un altro gruppo che è impossibile da trovare roba, in Nirvana. In Nirvana qualsiasi roba, in Nirvana puoi mettere un video di una scoreggia di Kurt Cobain e te lo segano. Impressionante, hanno copyrightato qualsiasi cosa di Nirvana. Allora, non so come mai. Vabbè, dai. Non lo so. Io quando facevo i DJ set, prima di iniziare con Sarapanca, facevo... Sì. Di DJ set al sabato e il giorno di Natale avevo messo solo canzoni di Natale. Tra le varie c'era Bae de Nadae, che è una canzone di Rumatera, palle di Natale, assonanza con i testicoli, e i Rumatera mi bloccavano qualsiasi cosa. I Rumatera, cioè, tipo, non mi bloccavano i NoFX, mi bloccavano, I Rumatera, non so come mai. Ai Metallica hanno segato Sad But True mentre la stavano suonando live, in un live penso che hanno fatto adesso in pandemia o vecchia. Ma ho visto l'altro giorno quattro pezzi al Bloom di Nirvana,
li ha già tirati giù. No, ma non è che, cioè, il problema è che non è che li tirano giù, tante volte non li lasciano, però ti segano la monetizzazione, te la segano completamente. Non, cioè, lasciate, ti lasciano tutto, per carità di Dio. E invece no, tu vuoi fare il grano, Ale, tu vuoi fare no, il grano, beh, ma no, no, però io sono un ossessivo compulsivo, quindi a me piace che sia tutto a posto, tutto, no? Verde. Che, tutto verde, e io ho quasi tutto verde tranne qualche 4-5 video che quelli non riesci proprio. Allora io ho tutto giallo. No, io ho quasi tutto verde. Sì. Beh, ma sono io che voglio fare il grano, tra l'altro prenderò zero di sti video, però è proprio questione di mia personale, ma cazzo, mi sbatto un sacco a trovare i video e poi mi dovresti segare, cioè, tutti. Tu che metti cose live, cioè io alla fine metto canzoni vere, cioè ci sta avere, non avere la monetizzazione, anzi, vaffanculo, sono contento se prendono i soldi le band che metto. Però mettere live è strano. Ma anche perché secondo me, vabbè, nel tuo caso non avrebbe senso, non puoi fare un sarapanca con un live, no. Però... cioè nei video che faccio io, non so, mi piace il valore aggiunto di mettere qualcosa di live, perché no, secondo me, non so, da quel senso un po' più di vissuto della band, no? Vedere una band live. No, infatti io prima di capire, cioè prima di rendermi conto che era anche una necessità, io pensavo fosse proprio lo stile che volevi dare. Ma è un po' tutte e due. Poi ovvio c'è anche la necessità, perché così almeno, oltre a non beccarmi gli strike, quelli del verde che chi se ne incula, non mi becco quegli strike che magari ti trovi, che ti carichi il video, che ti trovi il muto di 3-4 minuti e ti girato per coglioni. Cioè. Sì. Anche perché un conto è avere solo la musica, un conto è parlarci sopra e avere il muto. No, infatti, perché poi lì quando ti segano tutto. Ma tra l'altro, scusa, vabbè, allora, ricordiamo innanzitutto che domani hai la puntata di Sarapanca. No, giovedì. Giovedì è la puntata di Sarapanca. Giovedì, ore 21, secondo quarto di finale. Ok, e avrai ospite chi? Con, allora, ho Fabio di Tour Life / Well Planned Attack e Mauretto dell'Alfabeta Gamma e Renny degli Eli Kelly. Ok, loro puntatona. Sono secondi quarto finalisti, che chi vince andrà a fare la semifinale con il buon Gilbo, quindi Gilbo. Bimbe di Gilbo, domani dovete guardare assolutamente la puntata, giovedì dovete assolutamente guardare la puntata. Esatto, e ti fare per il più scarso. Ti fare, ti fa sempre per... Invece settimana prossima tocca a me, con chi sono io? Tu sei con Dani di Let's Talk More Rock, visto che è anche a tema oggi. Ok. E Sid Parrott di All You Need Is Punk. Ok. Mentre tra due settimane, ultimo quarto di finale, di giovedì anche tra due settimane, con Cantelli, Andrea Rock e Cava, che ha vinto il Wild Card Round. Quella sarà veramente la sfida, no? La finale anticipata, quella. Quella è una gran bella sfida. E poi ascolta, tu poi vai dritto, dritto per dritto tutte le settimane, quindi fai... Si salta una settimana quando c'è il 2 giugno. Uh-huh. Probabilmente non andrò in onda, forse vado in onda lunedì, vediamo se ci inventiamo qualcosa. Forse non faccio niente. Mentre da quella dopo partono semifinali e finale. E quindi ipoteticamente vai a finire a luglio? Vado a finire, no, a fine giugno. La finalissima quando dovrebbe essere, in sostanza? La finalissima dovrebbe essere il 23 o 24 giugno. Grande, perché poi lì non ho ben capito, perché non... hai guardato, perché poi non c'è l'europeo, il calcio, guarda poi, perché magari ti mettono magari una partita dell'Italia, è vero che noi punk non guardiamo il calcio, però... Vabbè. Vediamo, vabbè. Europeo 2021. Non so, io te la butto lì, ma non ho idea di quando sia. Cazzo, da venerdì 11 giugno all'11 luglio. Mi sembrava che era quel periodo lì. Poi magari non hai culo e non becchi, perché più che altro il problema sono le partite dell'Italia. Sì. Cazzo, non ci ho pensato minimamente. Ma poi l'Italia è qualificata. Sì, è qualificata. C'è anche una bella squadretta, oltretutto. Turchia, Galles, Svizzera, gruppo A.
Ecco qua. Ah, c'è, sono anche le date? Date 11-15 luglio, giornata 1, sì. Non si capisce un cazzo, però. No, infatti. Ah, c'è. Allora, l'Italia è l'11 giugno contro la Turchia, alle ore 21. Vedi che l'orario è quello, poi adesso non so che giorni. Qualcuno ha un calendario, 11 giugno. Facciamolo in diretta, va bene Ale, si può fare in sì, diretta? Sì, siamo qua allora, apposta. L'11 giugno è di venerdì, quindi sarà panca e salvo. Il 16 giugno, attenzione, il 16 giugno è di mercoledì. Però io avevo già detto che avrei spostato al giovedì, testimone, quindi... testimone tu e testimone anche i ragazzi di Pogosin, avevo detto che spostavo il giovedì. Poi abbiamo Italia-Galles il 20 giugno, che è di domenica. E allora? E fin qua siamo a posto. E poi, poi in realtà c'è solo il 23. Vabbè. No, ci sei, dai, sei a posto. Gioco, dai, in qualche modo. Sì. Poi al limite chiediamo alla Federcalcio se può magari spostare alle 23. Sì, 22, sì. 30, 23, così ti lascio. Poi non fa troppo caldo per... Vedi, tipo i raga di Pogozin fanno la diretta con la partita, perché loro sono punk e ne sbatte il cazzo della partita di calcio. No, loro fanno la diretta che fanno vedere la partita, secondo me. Ah, fanno la diretta della partita. Non so, noi faremo la diretta con la partita. Ragazzi, spiegateci se fate la diretta e fate vedere la partita. O invece... fate la diretta dalla partita. Non so se vi interessa, ma per il 40esimo di Discord... escono i primi sei, 7 pollici, ristampati in un boss come uscita numero 200. Ci sta, i primi 6, 7 pollici, cosa ci sarà? Ci sarà qualcosa dei Minor Threat? Ci sarà... Non so quali sono i primi sette. I primi 6? Esatto, commentiamo la partita come la Jalapas. Bello! Ci sta. Bello. Allora potrei pensare di mettere il video sulla tele e... il live, il suono, l'audio di Pogozin, come dice Cantelli. Poi dipende se hai la latenza, perché io ho provato un paio di volte a guardare l'NBA con Andrea Rock che faceva il commento, sì. Poi mi spoileravo un sacco di azioni, quindi... Sì, il casino è quello, non puoi, bisognerebbe trovare il modo di mettere un po' di latenza sul segnale satellitare. Ma poi, scusate, ma di Pogozin chi è che commenta? Franz o K o chi? L'importante è che fate insieme un bordello. No, in teoria se è come la Jalapas tutti insieme. Tutti e quattro. Beh, comunque è figo come format, eh? Figo. Sì. Figo, fighissimo. E invece ascolta Cruciverbone. Beh, il Cruciverbone in realtà è un one shot, eh? Può darsi che ricapiterà. Sì, potrebbe essere quella cosa del primo del 30 maggio. Sì, vedi, fanno una mucchiata. Cappa di sicuro, Dan pure, Franz dipende se lavorerà, ok, vedi. Anche perché penso che in Edone facciano vedere la partita, tipo. Conoscendo un po', cioè vedendo... Boh. Allora, Teen Idols... Minor Threat, Youth Brigade, figo, cazzo, sì. Bello. È che Madonna, non conto 7 pollici, però era bello. Un bel box. No, ci può stare. Non ho capito, li vendono tutti insieme o... Sì, fanno un box. Un box come uscita, deve essere figo. Mm-hmm. Per i 40 anni, no? Deve essere un gran bel... E tu hai comprato ancora qualcosa di vinili? Ma in realtà cose che sono abbastanza conosciute, cioè nel senso cose di cui si è già parlato in altre live, tipo Chaser Krang. Ma vabbè, a parte quelli hai presi in tipo pre-order comunque da loro direttamente? Sì. Okay, ho comprato questo, aspetta. Bello, bello, ma no, sinceramente no, però il vinile è proprio bello. Sì, cover strabella, classica SBAM, fanno ska core, un po' in stile Less Than Jake,
secondo me non sono male loro. Se volete ascoltarli, il vinile è carino. Bellissimo il vinile, sì, fighissimo. Ma poi ascolta tu, sei anche tu come Mike, che ce l'hai il giradischi a casa? No? No, ma anch'io. No, no, beh, ma anch'io, cioè, secondo no, me... voglio comprarlo però, ma non ce l'ho. Sì? Sì, sì. Io non me ne farei un cazzo, sinceramente. Sarebbe più la noia tutte le volte di dover tirare fuori il vinile. Cioè, quando voglio ascoltarmi un disco me lo ascolto su Spotify. Sì, cioè. Hai ragione, però... Sì. No, io il mio problema è che ho quei 4 o 5 dischi che vorrei sempre comprarmi, solo che è tutta roba uscita 2000, 2001, 2003, 2005, e quindi c'è prezzi improponibili. Voglio comprarmi tipo, che ne so, The Shape of Punk to Come dei Refused, ma cioè, a parte che ne trovi 3 o 4, e poi dei prezzi, madonna, io devo spenderci 70-80 euro per un disco, ma vaffanculo. Mm-hmm. Sì, 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 è vero, è vero, è vero. Invece se compri le uscite quelle nuove magari riesci a fare i bundle con vabbè con... uscite nuove ti spendi quella ventina di euro ci sta e hai comunque delle uscite sì dei dischi colorati dei dischi limited molto fighi sono fighi ma poi comunque cioè, fanno arredamento no è vero sì. Cioè sono alla fine sono dei quadri. Sì. È figo, solo che cazzo. Sì, è stato quello, io non ho mai comprato vinili, ho iniziato quest'anno, cioè 2020 per colpa di Twitch di Twitch di non li avevo mai comprati e ho iniziato a fare sta cosa e sto andando fuori di testa perché io è da tipo da quando è iniziato a esistere iTunes che compro digital che compravo digital. E quindi non avevo mai avuto supporti, a parte quando avevo 14 anni, così. Pensa che io ho venduto un paio d'anni fa, ho venduto tutta la collezione mia di CD, avevo tipo 400 CD, le ho vendute tutte in blocco ma un cazzo, tipo a 2 euro a disco, una roba del genere, a dei ragazzi di Roma, adesso non mi ricordo neanche più. Ah, ma tutti a loro? Sì, gli ho mandato una lista, cioè avevo messo l'annuncio, loro mi hanno chiesto la lista, gliel'ho mandata e mi hanno detto guarda, noi ti offriamo questo, ho detto va bene, mi ha fatto venire il corriere, gli ho mandato tutto a loro. Grande, cioè grande. No, cioè se ci penso adesso un po' ogni tanto mi viene, però effettivamente c'era di a prendere polvere perché a parte che erano anni che non compravo più un CD e poi se non li ascolti, boh. Quello è. Infatti per quello che voglio comprarmi il lettore, perché dai, cioè... Sì, magari ti viene più voglia anche di collezione, sì, ti dà un po' più quel senso. Secondo me, dai, ci sta, ovvio, la comodità di Spotify piuttosto che qualsiasi strumento digital è insuperabile, però il fascino è... del disco rimane, anche la qualità audio immagino. Sì, non so, non ho mai ascoltato un vinile, bisognerebbe provare, mai ascoltato un vinile in vita mia. Non saprei neanche se, non so neanche se sono capace a usarlo io. Tu sei capace a usare un giradischi? Sì, sì ce l'avevo, cioè, lo aveva mio padre, però adesso ho rotto la puntina inutilizzabile, però sì, dai, qualche vinile l'ho messo. Allora, Loris qua dice che il booklet costa 50... il box con booklet costa 50 euro in pre-order, deve essere figo. Ma dove dermelo domani? E qua invece Buzzard che ha i CD con due dita di polvere, ormai compro solo su Bandcamp e poi magliette concerti. Esatto, sì. Concerti quando li faranno, di nuovo. Anche io facevo così finché non ho iniziato, finché non ho scoperto l'eroina qui. Maledetto Cantelli. Va bene, dai, ragazzi, vi salutiamo. Allora, io ringrazio sicuramente Warhols che si è prestato a questa questo puntata, gioco. A questo gioco. La puntata la troverete giovedì su YouTube. Caricherò sicuramente anche la live, quindi se volete riascoltarvi i commenti troverete anche questa. Giovedì sera andate a vedervi andate ad ascoltarvi Sara Panca sul Twitch di Warhols e c'è che è qui sì lì esatto
seguite tutti i vari canali dell'Italian Italian Punks on Twitch, quindi Pogo Zain, Kant, Warhols, Andrea Rock, Filler, Punk Rock Raduno, e anche il video e Cece. E niente, grazie ancora a tutti di essere passati. Ma lo fai lo spoiler sul prossimo video o no? Il prossimo video non so se è già settimana prossima, li ho già pronti, ho pronta la serie del 90, quindi il prossimo video sarà il 1990. E tra l'altro se poi qualcuno vuole venire a fare la live reaction dell'anteprima con me, me lo dica. Fossi il 90, ma sono 89. Qualcuno che è del 90 o qualcuno che ha qualcosa a che fare col 90. Gilbo è del 93, se vuoi portartelo in live. Quando sarà il 93 Gilbo, se vuole venire, ben volentieri. Grazie ancora a tutti, raga. Buonanotte. Notte, ciao ciao. Ciao ciao.